La violenza di genere al tempo del Covid. Innanzitutto, che cos'è la violenza? È un fenomeno grave, è un fenomeno diffuso e che si esplica in diversi modi: la violenza fisica, la violenza sessuale, la violenza psicologica ed economica nella coppia, lo stalking, ed ha come apice l'omicidio della donna. La violenza contro la donna non è casuale, non accade a caso, bensì ha una matrice sociale e culturale profonda che è venuta sempre più alle luci anche grazie agli studi fatti dall'Istat nell'indagine sulla violenza contro le donne, che mettevano in evidenza come una donna che subiva violenza da bambino, assisteva alla violenza tra i genitori, era portata a tollerare di più la violenza da adulta, così come il compagno, se aveva subito violenza o aveva assistito alla violenza, era portato a perpetrarla con una probabilità maggiore. E purtroppo gli stereotipi sulla violenza e la base della disparità tra i due generi è ancora forte, come abbiamo potuto osservare nel 2018 dall'indagine sugli stereotipi sui ruoli di genere e la violenza sessuale, che purtroppo sono ancora forti nel nostro paese. Ma cerchiamo di capire cosa è accaduto durante il lockdown. Non abbiamo purtroppo dei dati che ci dicono se la violenza sia aumentata o sia diminuita, e per conoscere questi sarà soltanto possibile attraverso l'indagine sulla sicurezza delle donne che l'Istat condurrà il prossimo anno. L'unica cosa che possiamo dire con certezza è che sono aumentate le richieste di aiuto, dove sono aumentate al numero verde contro la violenza e lo stalking, il 1522, che è stato predisposto dalle pari opportunità ormai da moltissimi anni e che ci fa vedere come siano aumentate le chiamate per aiuto. È ovvio che durante il lockdown, quindi tra fine marzo e primi di aprile, sono aumentate le campagne pubblicitarie in televisione, che sono state poi rilanciate sul web, campagne che hanno avuto testimonial, che hanno permesso alle donne di capire che dalla violenza si poteva uscire o quantomeno si poteva cercare di uscire chiamando un aiuto concreto. Che cosa è accaduto? Concretamente vediamo come siano aumentate le chiamate, più 73% dal 1 marzo al 16 aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono aumentate le vittime, più 59%, e allo stesso tempo vittime e operatori sociosanitari che chiamano il numero verde o parenti e amici che chiamano non solo tramite telefonate ma anche tramite messaggi dell'app. Tra l'altro, in questo periodo sono aumentate anche le chiamate di notte, quindi quando la donna si sentiva più al sicuro. Ma quali sono le motivazioni delle chiamate? Il 30,7% sono richieste di aiuto delle vittime e il 28,3% la richiesta di informazioni sul 1522. Allo stesso tempo possiamo dire che ciò che aumenta sono anche quelle persone che chiamano non per motivi legati strettamente alla violenza, vediamo questo 17,1%, sono persone che sono portatrici di un disagio sociale a cui non trovano risposte in altro modo e che chiedono al 1522 un intervento in qualche modo per capire cosa poter fare. Un 13% chiama perché vuole informazioni sui centri antiviolenza, ma ci sono anche segnalazioni dirette al 1522 da parte delle vittime stesse di casi di violenza o di operatori. Ma qual è il tipo di violenza? Anche qui quella fisica e quella psicologica sono le principali e sono quelle che sono più state in aumento durante il lockdown, tra quelle segnalate. È una violenza prettamente domestica perché nel 93,4% vediamo avviene in casa e le vittime che chiamano hanno paura, quindi quasi la metà delle vittime ritiene di essere
in pericolo di vita, quindi la propria incolumità è molto critica, la propria situazione, e sono donne che non denunciano soprattutto perché? Perché hanno paura, perché hanno paura di non sapere come vada a finire la situazione della denuncia e peraltro accade che chi ha fatto denuncia e poi l'ha ritirata molto spesso è tornata a casa dal maltrattante. Se questo è il quadro delle richieste di aiuto, possiamo vedere come invece il dato delle denunce è diminuito, perché le denunce alle forze di polizia per maltrattamenti in famiglia, ma per coste, stalking, così come l'andamento di tutti quanti i reati, si è diminuito, per poi comunque riprendere nel mese di maggio. Quindi se il mese di marzo-aprile c'è una netta riduzione, a maggio continua a aumentare. Gli omicidi anche sono diminuiti, ma, e qui si vede la matrice culturale diversa degli omicidi delle donne, che nell'80% dei casi sono uccise in famiglia, da un partner o da in famiglia, e non sono diminuiti così come lo sono stati quelli degli uomini. Quindi cosa dire complessivamente? A parte che dati li avremo in futuro, diciamo che la richiesta di aiuto è stata qualcosa di molto importante, quindi il 1522 si conferma uno strumento molto importante che ha dato la possibilità alle donne di avere quella consapevolezza che le hanno portate comunque a chiedere aiuto, che è uno strumento essenziale. Il problema che resta è capire la capacità del paese di far fronte a questa richiesta di aiuto, sia per la gestire bene, anche in situazioni di non emergenza.